Siamo qui per trattare una nuova polvere. Arrivano tantissime richieste, il pezzo sulla GP ha avuto un notevole successo, moltissimi appassionati mi chiedono di parlare dell'M92S e oggi lo facciamo. L'M92S è una delle polveri maschiere Pellagri più specifiche, è una polvere altamente specifica per spingere grammature pesanti. È una polvere che è nata abbastanza recentemente, perché come dice la sigla che la designa risale al 1992, anche se gli studi iniziarono nel 1989, ad opera di Gianni Manfredi e Giuliano Giorgini, la polvere è stata lanciata nel 1992. È una polvere monobasica, da qui M, 92 l'anno di presentazione, S c'è la chiacchiera che possa essere steel, infatti la polvere M92S è, oltre alle cariche pesanti, molto adatta anche alle grammature di pallini di ferro da lanciare nel calibro 12. È una polvere che, diciamo che elettivamente studiata per lanciare i 39-43 grammi nel bossolo da 70, quindi nel bossolo normale, in una carica che viene definita usualmente baby magnum o semi magnum. Mentre passando il bossolo magnum da 76 mm riusciamo a lanciare dai 46 ai 50, anche 52 grammi di pallini. È una polvere piuttosto lenta perché deve accelerare una massa ingentissima di piombo, non lo può fare con un impulso violento come accade nelle grammature leggere e quindi abbiamo una carica molto alta di propellente che si trasforma in una quantità molto alta di gas che imprime un'accelerazione progressiva ma molto efficace a questa massa del piombo pesante. I dosaggi sono abbastanza elevati, come dicevo prima. Pensiamo che nel calibro 12-70, con un innesco forte come il CIG 2616, l'UC88, la dose ottimale è di 2,05x40. Si può arrivare fino a 2,10x42. Siamo già su una cartuccia molto spinta che ottiene delle velocità molto alte con delle pressioni già un pochino però piuttosto elevate. Il range di caricamento è questo, 2,05x40 fino a 2,10x42. Polvere particolarmente efficace, non risente assolutamente delle variazioni climatiche, non risente dell'umidità e della bassa temperatura, è sempre pronta all'accensione, quindi diciamo che non dà nessun problema con qualsiasi tipo di innesco venga utilizzata, con qualsiasi tipo di bussione. Ecco, preferisce delle bore un pochino dure, come tutte le polveri molto progressive. Quindi preferibilmente, e poi in modo naturale ci si va a finire, si utilizzano delle bore con un molleggio abbastanza basso. La borra d'elezione nostra Baschieri per questo caricamento è la Z2M da 15 mm, con cui si caricano perfettamente i 40-42 grammi bossolo da 70 e fino ai 48 grammi, anche 50, dopo dipende un po' dalla numerazione del piombo, del bossolo da 76. L'M92S è una polvere eccellente in queste sue prestazioni nel calibro 12 e 12 magnum, ma che si presta in un modo eccezionale anche a caricare i calibri minori. Si può utilizzare nel calibro 16, dove si arriva a una grammatura piuttosto sostenuta, fino ai 36 grammi. Si può utilizzare nel calibro 20, dove anzi viene utilizzata molto spesso da tanti caricatori e da tante aziende, con cui viene lanciato molto efficacemente un quantitativo di 30-32 grammi di pallini, con velocità di 380-390 metri al secondo. È ottima nel calibro 28, dove possiamo lanciare i 21-22 grammi con la chiusura stellare classica, ma possiamo spingerci fino ai 23, anche 24 se usiamo dei pallini di grosso diametro, utilizzando l'orlo tondo. Nel calibro 36 diciamo che non abbiamo una polvere tanto lenta da poterci consentire di fare una vera 410 magnum. Ci fermiamo quindi al bossolo da 63 mm e mezzo con 12 grammi di pallini. Una carica di 0,60 con 12 e mezzo nel calibro 36 dà una cartuccia molto costante, molto prestante e veramente difficile da battere. Per il capanno consente dei tiri quasi come un calibro 32. È una polvere che viene reperita comunemente in tutte le armerie, quindi chiunque abbia voglia o necessità di provare a fare delle cariche pesanti la trova senza nessuna difficoltà. Il consiglio che mi sento di dare a tutti è quello di non abusare della carica. Perché? Perché quelle grammature molto alte che l'M92S va a spingere ottengono dei migliori risultati molto spesso con 5 metri al secondo in meno piuttosto che in più. Perché le rosate sulle lunghe distanze, che sono il fattore primario e principale, risentono molto positivamente di una velocità non troppo sostenuta, non troppo elevata. Abbiamo fatto un punto abbastanza sintetico, però abbastanza descrittivo, di questa polvere M92S. Se qualcuno, come sempre, ha bisogno di dosaggi particolari, di calibri specifici, di combinazioni che vuole eseguire, noi siamo qua e ci possiamo sentire.
Arrivederci ragazzi, a presto.